Bentornati a Stasera Italia, siamo a Colle Santa Lucia, Selva di Cadore, Belluno, inviata da Stefano Di Mattia. E allora mandate ancora le vostre fotografie a palombelli@mediaset.it. Vi presento subito gli ospiti di questa sera, che sono Manlio Di Stefano, sottosegretario agli esteri per il Movimento 5 Stelle. Buonasera, bentornato. Grazie. E Sergio Rizzo, vice direttore di Repubblica. Buonasera. C'è Nicola Porro, grazie, che buonasera. È a casa sua, e siamo collegati con Gaetano Pedullà, direttore della Notizia. Buonasera. C'è un'ultima ora, c'è un sottosegretario Giorgetti che dice: se va avanti così, dopo le elezioni... Continua lei, sottosegretario? Che succede? Si va avanti per finire il programma che ci siamo dati col contratto di governo e andare alle prossime elezioni fra 4 anni. Non è quello che ha detto Giorgetti. Ha detto di continuare io, quindi... No, no, io facevo l'ipotesi, volevo sapere che cosa... Poi se la Lega, se vogliamo tornare seri, se la Lega ha un motivo valido per dire agli italiani che il voto che hanno espresso il 4 marzo non vale nulla perché davanti ai capricci della Lega bisogna far cadere il governo, lo diranno loro agli italiani. Noi... Siamo stati investiti da un grande senso di responsabilità che portiamo avanti dal 4 marzo, anche prima in realtà, ma ora con un ruolo di governo, e vogliamo rispettare quello che gli italiani ci hanno chiesto di fare. Anche perché, diciamo la verità, ve ne siete dette tantissime anche prima del fatidico 4 marzo e poi siete andati al governo insieme regolati da un contratto. Esatto. Anche perché non c'erano grandi alternative e forse non ce ne sono così tante neanche adesso. E allora vediamo la copertina di Alessandro Osai e poi torniamo su questo tema perché è il tema principale della serata. Dopo che abbiamo chiesto le dimissioni di Siri, il capo politico della Lega, Matteo Salvini, l'ha presa sul personale. Non è vero che io chiamo e lui non risponde, ho letto in questi giorni sui giornali una sciocchezza, ma semplicemente non vuole fare il vertice di governo. Nessun vertice di governo. Di Maio incalza Salvini, poi sceglie gli studi di Matrix per mandare un altro chiaro messaggio al suo alleato. Io dico soltanto che negli ultimi 4 mesi non riconosco più la Lega che ho conosciuto invece nei primi 6. Io non capisco più e devo assolutamente dire le cose come stanno. Quando vedo che si imbraccia un mitra il giorno di Pasqua, io non li capisco più come prima. Qualcosa si è rotto ed è davanti agli occhi di tutti. Di Maio invita Salvini anche ad evitare tensioni che alimentano le speculazioni su spread e mercati. E Salvini guarda avanti e punta sulle cose da fare, l'Italia del sì. Abbiamo bisogno di viaggiare, veloce, quindi non abbiamo bisogno di ministri che rallentano e dicono no. Abbiamo bisogno di sì, il Veneto ha bisogno di sì, l'Italia ha bisogno di sì. Salvini punzecchia Di Maio, troppo in sintonia con il PD. Una sbandata a sinistra, subito però smentita dal vice premier Grillino. È ancora il PD dei renziani con Zingaretti davanti. L'unica cosa che hanno saputo fare è la legge Zanda, in cui propongono di aumentare lo stipendio dei parlamentari e reintrodurre i vitalizi che noi abbiamo tagliato a luglio. Questo è il PD, io non ci voglio avere nulla a che fare. La telenovela continua. Salvini vuole meno tasse. Lo dico agli amici dei 5 Stelle. Occorre abbassare le tasse a chi crea lavoro e chi crea ricchezza, che sono le imprese. Cosa accadrà nella prossima puntata? Il governo è qui rappresentato da Di Stefano. Io proprio oggi ho fatto un comunicato in cui dicevo proprio questo. C'è la classica teoria della causa-effetto. Vuoi che si abbassino le tasse? Portaci una proposta. Vuoi che si faccia l'autonomia? Portaci una proposta. Perché fino ad oggi... sui tavoli dei ministri del Movimento 5 Stelle non c'è nessuno straccio di carta a sostegno di quello che Salvini dice in piazza. La proposta di Salvini è l'apertura, adesso sono le 20:34 del Corriere della Sera, sfondare il 3% di deficit. Quella è una proposta che in un paese che riesce a funzionare, ce n'è stata di fare prima di arrivare a quello, si può anche tranquillamente evitare. Io però, ripeto, voglio essere molto serio, le proposte di cui vi parla si devono scrivere, come facciamo noi, su un foglio di carta, in un modo quantomeno grammaticalmente legislativo, portarle al Parlamento e farle valutare, farle lavorarci insieme in un tavolo di governo. Perché a fare le piazze, voglio dire, siete tutti bravi, però non è che noi Reddito di Cittadinanza l'abbiamo fatto in piazza, l'abbiamo fatto con i legislativi. Quindi massima però apertura. Voglio andare, Di Maio ha detto chiaramente, voglio andare siamo da Nicola Porro però. Che, come avete visto, abbiamo dato un'anticipazione di quello che ha detto Di Maio, che vedrete stanotte a Matrix... su Canale 5. Allora, come l'hai trovato intanto Luigi Di Maio?
Ma l'ho trovato sulla questione che ci interessa, cioè i rapporti con la Lega, molto più duro, cioè c'è stato un crescendo da parte di Maio. Un'altra puntata di Quarta Repubblica, sempre qui a Rete 4, ci aveva detto: questi della Lega sporcano tutte le nostre iniziative. Direi che da Verona ad oggi, cioè dal congresso della famiglia ad oggi, la campagna elettorale che sta facendo Di Maio, anche perché non esiste un'opposizione molto forte, diciamo la verità, è una campagna elettorale che fa su Di Maio e sul Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle è stato, secondo me, per un periodo zitto, silente, e poi ha capito che c'erano due fondamentali questioni che poteva portare a casa. La prima è la questione onestà, moralità, legalità, che ha cercato di alimentare in questo. Quindi il caso Siri è stato per loro un regalo, tutto sommato. Hanno fatto una l'esitazione della Lega, che poi è andata a finire con le dimissioni di Siri. Ma hanno fatto una conferenza stampa incredibile, incredibile in campagna elettorale. Cioè una conferenza stampa nel giorno in cui c'è una retata a Milano, e in quel giorno il ministro del Movimento 5 Stelle e il vice premier fanno una conferenza stampa, che è una conferenza stampa chiaramente dal sapore elettorale, per dire delle cose che ovviamente tutti noi condividiamo. No, buono, questo no. Ma non, perché è un'offesa, no, essere elettorale. Però io mi metto nei panni di chi ascolta a casa e pensa che il governo parli di legalità per conferenza elettorale, per chiave elettorale. Noi ci avete anche attaccato per questo, noi siamo nati sulla legalità. E da 15 anni diciamo soltanto che per noi il primo pilastro di un governo sano è la legalità, che vada addirittura oltre la giustizia, cioè che ci sia un'immagine di legalità che trapeli proprio da tutti i punti di vista che si possa guardare un governo. Quindi per noi quella con la Lega su questo argomento, Siria ad esempio, è stato un argomento di totale merito. Poi è chiaro che la Lega, se continua a tergiversare sull'avere una presa di posizione netta su questi casi, vi fa un regalo, quello però non è una cosa. Rizzo, è andata così alla fine. È vero che c'è stato, adesso poi Siri, io sono garantista, chiarirà tutto quello che deve chiarire. Magari è stata anche un'intercettazione ascoltata male, può succedere. Sì. Però voglio dire, gli ha fatto un regalo la Lega. Io sono ancora più radicale. Io penso che Siri in un altro paese non sarebbe stato neanche candidato. Perché Siri non sarà stato vittima di un errore giudiziario, però Siri è una persona che ha sulle spalle patteggiato, no? Mi pare una nelle nostre liste non sarebbe mai entrato. Quindi io penso che negli Stati Uniti, in Gran Bretagna, in Francia, forse in Francia sì, insomma negli Stati Uniti non sarebbe stato neanche candidato. Poi dopodiché qui si apre una contraddizione, perché è chiaro che se tu sei un movimento che dici che devono essere tutti illibati, vai a fare il governo con dei personaggi che invece si portano dietro, forse neanche per colpa loro, delle cose così. Qui c'è una contraddizione, che poi è una contraddizione che fa, come dire, che fa coppia con altre contraddizioni che ci sono. Perché voglio dire, io sinceramente sono 32 governi che vedo, questo è il 32esimo da quando faccio questo mestiere. Io non ho mai visto una campagna elettorale così. Cioè, dove i due alleati si azzannano, ma nemmeno c'era De Mita. Io ho una memoria diversa dalla tua e ricordo dei duelli tra Craxi e De Mita. Ma non così. Però lo possiamo dire perché. Perché? Dove uno dava addirittura dell'avventuriero all'altro. Gaetano Pedullà è giovanissimo. Ma cosa pensi tu di questa situazione? Perché qualcuno mi ha riferito che l'offesa che Salvini non avrebbe perdonato è il famoso ritiro delle deleghe a Siri di Toninelli, senza avvertirlo, la conferenza stampa di Conte senza avvertirlo. Insomma, ci sarebbero stati degli sgarbi istituzionali molto gravi. Per cui, diciamo, Salvini ha messo il muso. Tu che versione sai? Guarda, può essere, e la domanda è corretta, cioè quanto si stanno inquinando i pozzi, e questo renderà poi difficile dopo il 26 di maggio la prosecuzione del governo. No, ma io in realtà non la vedo così drammatica, così tragica come molti ce la raccontano. E mi viene in mente una canzone di Fiorella Mannoia: come si cambia per non morire, come si cambia per ricominciare, vi ricordate? Ecco, ci sono le elezioni. Bellissimo. Ci sono le elezioni, in questo momento la Lega soprattutto ha bisogno di rafforzare il suo messaggio e sta cercando di radicalizzare una serie di temi, ma dopo le elezioni, a meno di risultati che vadano a stravolgere, come dire, le previsioni che si fanno in questo momento, si può cambiare per ricominciare. E io credo che in questo momento, considerando la legna in cascina che è stata messa nel primo quasi anno di attività di governo, con le attività realizzate, soprattutto, hai detto bene all'inizio,
la mancanza di alternative. Di fronte a un chiarimento che sarà necessario, probabilmente anche un rimpasto di governo. Questa è la più grande forza essere... di questa maggioranza da quando è nata, da giugno 2018. E ti pare poco? No, non mi pare affatto poco, perché una legge elettorale proporzionale, che qualcuno giudica sciagurata, costringe comunque poi a stare insieme anche fra diversi, come era appunto nella terribile o non terribile Prima Repubblica. Ma Michel Dessy ha intercettato Alessandro Di Battista per noi. Sentiamo l'intervista. Dai. Ma perché è sparito dalla circolazione lei? Ma insomma, non è che se uno scrive per 40 giorni su Facebook significa che è morto, eh? Andrà al governo? Beh, io mi auguro, ripeto, che questo governo possa durare 5 anni, altri 4 anni, è nell'interesse degli italiani. Poi, qualora tra 4 anni decidessi di ripresentarmi, penso che mi ripresenterò. Ma durerà questo governo, quindi? Beh, io non ho la sfera di cristallo, però io mi auguro di sì. Sarebbe sciocco Salvini a farlo cascare. Queste liti continue tra Salvini e Di Maio, no? Un po' hanno stancato. Beh, diciamo che io vedo sempre che il movimento parla di temi e porta avanti determinate battaglie come il conflitto di interessi. Un po' Salvini ultimamente fa un po' di polemica, secondo me, come si dice a Roma, ha abbozzato sul caso Siri e quindi vuole buttare un po' la palla in tribuna, buttarla un po' in caciara, come si dice, però secondo me così non gli va bene. Come lo vede lei Salvini in questo periodo? Un po' nervosetto. Di Maio dice siamo tornati un po' agli anni 70, no? Con la polizia per strada, i convegni, cioè, questo clima. Quella che roba c'è nel lì paese. Della rimozione con lo striscione l'ho trovata veramente una cosa brutta, no? La vita dei cittadini che è in difficoltà a volte, no? Come il palazzo occupato a Roma. Certo. Ha visto che il cardinale ha riallacciato la luce. Certo. Le conquistare con Salvini o con il cardinale? Ma per me non è una roba tipo di un derby. Io sto dalla parte dei cittadini che non riescono a. Quindi con il cardinale? Ma diciamo che non è un gesto che a me ha dato fastidio, sono altri gesti che mi danno fastidio. Penso sempre che sia necessario prendersela con i potenti veri, no? Con gli ultimi disperati. Ritornerà in politica Di Battista? Ma io non me ne sono mai andato dalla politica, nel senso che dire la mia fa parte del mio diritto di cittadino. Qualora tra 4 anni, mi auguro, si dovesse tornare al voto, cosa si tornerà a votare, penso che mi ricandiderò, perché mi manca molto, diciamo, la politica di prima linea. Però ho fatto delle scelte che mi stanno anche consentendo di imparare un sacco di cose nuove. Andare al posto di Di Maio, dai. No, Luigi, non si tratta di prendere il posto. Anni. Ma no, che si tratta di posto o non posto? Io faccio parte del movimento. Poi Luigi è il capo politico del movimento, io lo sostengo sempre. Nicola Porro, che ne pensi di queste uscite di Battista? C'è una grande bolla di ipocrisia su questo, perché se è vero quello che loro hanno scritto, adesso poi il testo definitivo lo dovremo vedere, sul conflitto di interessi che vale per tutto il Parlamento, non soltanto per il Movimento 5 Stelle, nessuno potrà candidarsi più di due volte, avere due mandati, non so se è mantenuta questa legge per tutti. Nasceva per il Movimento 5 Stelle, sarà valsa per tutti quanti. Quindi è sicuro che se il 27, il 30 o quando cadrà questo governo, anche a fine legislatura. Quindi non cadrà il governo a questo punto, proprio per questo. Ma no, ma c'è. Sicuro che finisca, feci una frase che non ho capito, sicuro che. È che Di Maio non si potrà più candidare a essere parlamentare. Ah, certo, ma questo già oggi per noi è così. Guardate, quindi, che non è così certo. Non ci cambia nulla. No, ma cambia che cosa? Cambia che se non c'è un frontman, una persona che in Parlamento rappresenta il movimento come è stato Di Maio, c'è la possibilità che ci sia un'alternativa di un altro frontman. Voglio però, questo voglio non però è un chiarire, fatto né positivo né negativo. Voglio però chiarire, dico che c'è questa necessità. Voglio però chiarire una cosa del contratto. Mandati. Questo è il secondo che anche sto facendo. Per lei. Certo. Però io chiarire una cosa, che noi parliamo, abbiamo sempre parlato di cariche elettive, quindi Di Maio candidato premier, per dire, poi supposto che non abbiamo questa angoscia, però potrebbe esserci comunque. Ah, quindi lui potrebbe essere candidato premier ma non parlamentare. Beh, ma abbiamo sempre parlato di cariche elettive, tant'è che anche in questa legislatura è stato così. Però io dico, si cambia un po' lo spirito però della vostra norma. No, è sempre stata così. È sempre stata così. Infatti anche in questa legislatura c'è un sottosegretario che ha fatto già due mandati, ad esempio, perché non è una carica elettiva. Detto ciò, però, quando parliamo di polemiche con la Lega, di crisi e quant'altro, io proprio oggi è stato approvato di nuovo l'inasprimento delle penne sullo scambio elettorale politico-mafioso e mi trovo la Lega che vota insieme a noi. Questo è quello che vogliamo vedere noi. Cioè che sulle battaglie che cambiano la vita degli italiani... Lei
C'è un Di Stefano, lei è al governo. Senza volerci neanche scommettere, forse le PD hanno votato invece contro, sì, insieme. Però per lei è al governo. Allora, chi conosce un po' le carte di Palazzo Chigi vede che ogni decreto che viene poi annunciato alla stampa, improvvisamente arrivano gli emendamenti opposti di 5 Stelle e Lega. Su quelli del contratto, sulle cose che erano nel contratto di governo. Sulla crescita ci sono tanti emendamenti vostri e tanti emendamenti della Lega, uno contro l'altro. Ed è il motivo per il quale Di Maio ha detto in modo molto accorato in questi ultimi due giorni. Non è così. In questi ultimi due giorni ha detto Di Maio, infatti facciamo un vertice politico per risolvere alcuni nodi. Il punto è quello che ho detto all'inizio. Cioè, per lavorare bisogna stare a Roma, negli uffici, a lavorare. Venite alla Farnesina, cercate, mi trovate ogni giorno. Sì, allora, vero, lo stesso devo fare Salvini, devo fare i leghisti. Ecco, volevo andare proprio da Rizzo per questo. Repubblica ha fatto i conti di quanto è stato al Ministero Salvini. E non è stato smentito, non è che oggi è arrivata una smentita da parte del Ministero, no, perché poi è facilissimo verificarlo questo. Ma ha ragione lui, cioè il governo si fa se tu governi, non se tu vai in giro a fare propaganda. Sì, però io trovo abbastanza assurdo che tu emani un decreto che si chiama crescita e poi hai i nemici che si fronteggiano sugli emendamenti. Ma allora ti puoi chiarire prima. Ma su tutti quanti i provvedimenti che sono stati approvati fino adesso c'è sempre stata questa dialettica fra di loro. Però non è una novità. Si è risolto tranquillamente. Pensa al decreto sicurezza, pensa che cosa c'è stato addirittura all'inizio sul condono fiscale, che dice che non c'era, che Di Maio disse, ma io questo non l'ho mai vista, dopodiché... La manina. Cioè, non mi pare che sia un aspetto... La questione è che io penso che gli italiani, francamente, non ne possono più. Io personalmente non ne posso più di aprire i giornali o accendere la televisione e sentire tutte le volte la stessa notizia. Infatti Salvini c'è il 42% degli elettori, secondo tutti i sondaggi, non possiamo parlare di sondaggi perché siamo in campagna elettorale, però che ci siano persone indecise, questo probabilmente si può dire. Se gli italiani non ne possono più, cioè noi giornalisti... Però non dimentichiamo che gli italiani questo è lo stesso governo che gli ha fatto il reddito di cittadinanza, che ha fatto quota 100, che ha fatto legge contro la corruzione, che ha fatto il taglio dei vitalizi dei parlamentari. 12 sulla legge non sto dicendo questo, stavo cercando di dire una cosa un po' diversa, cioè noi ci siamo che seguiamo con una certa attenzione tutti i giorni, però in realtà c'è una strategia elettorale molto semplice. Durante le campagne elettorali i due partiti parlano soltanto ai loro elettori. Una volta che portano a casa il risultato elettorale cercano di capire come mettersi d'accordo, ma parlano ai loro elettori, quindi vai in Veneto. Ma parlano male, perché da quello che vediamo, che a me non piace a me. Evidentemente al suo elettore piace... Chi è che ha detto Di Battista? Ha detto che è nervoso. Di Battista, parla al suo elettore. Ma non ha accorto, perché se vedi i numeri, poi capisci perché è nervoso. C'è un caso molto singolare, che è il cardinale che rimette l'elettricità nel palazzo occupato. La posizione di Di Maio, che mi ha detto a me, è quella di dire... È un segnale, non ha avuto un atteggiamento duro nei confronti. Ci mancherebbe altro. Appunto, tra poco vedremo un'inchiesta di Mariana Vinci che è tornata e inchinante potente. Il ragionamento è che lei e Di Maio parlate a quel tipo di popolazione che poi un po' la durezza leghista non ama. Salvini dice esattamente il contrario. Ma perché siamo partiti alternativi? Il problema è governare insieme, amico mio. Questo è il dramma. Ho capito, governiamo insieme. Se avessi potuto governare da soli, ma non ne faccio una colpa. Sarebbe stata una gran bella non cosa per una noi. Colpa, però. Ma le dico quello che sta avvenendo. Il cardinale, ma potrei citarne altre 10 cose diverse. Il cardinale cosa fa? È un racconto per lei ed è un racconto per Salvini. I suoi elettori sono contenti di quello che le dice, Salvini è contento di quello che dicono i suoi elettori e la cosa drammatica è poi dal 27 dovreste sentire governare. Il terreno di scontro è quotidiano, ma il 26 o 27 torneranno al contratto come degli scolaretti, secondo te? Diciamo che questo è, dal mio punto di vista, molto probabile. Io non sono molto d'accordo con Sergio Rizzo, senza entrare nei sondaggi, non è il momento, però la popolarità del governo è un dato, come dire, conclamato e oggettivo. E perché questo? Questo perché ci sono problemi che molti italiani hanno ormai capito non si affrontano in modo ideologico, dividendosi in consorterie, in tifoserie
destra e sinistra categorie del passato. Mi riferisco, per stare proprio nella stretta attualità, alla vicenda del palazzo occupato. Ecco, su questa vicenda si può, come dire, schierarsi a favore del gesto umanitario del Papa, contro un Papa che ormai è preso di mira da una certa parte politica perché è considerato terzomondista, ma le persone restano in quegli alloggi in modo disagiato, a meno che non ci sia un governo e faccia delle cose. Non è vero che a Roma non sono state fatte delle cose importantissime sul piano dell'housing sociale, ma negli ultimi anni si è completamente fermata, negli ultimissimi anni, la politica per dare una casa e un alloggio. È notizia di venerdì, il primo piano massiccio della Cassa Depositi e Prestiti, Santa Palombo, un grande quartiere di Roma dove nasceranno moltissime abitazioni. Ecco, si rimette in moto una macchina che dà risposte ai problemi. Diversamente restiamo a litigare se ha fatto bene o male il tesoriere del Papa e le persone restano lì. Però, Padura, alla, senza luce e senza in ad esempio. Tra poco, cioè, tra poco ci stiamo per tornare perché è andata lì Marilena Vinci, però ci sono, come sapete, più di 50.000 persone che vivono abusivamente in alloggi occupati. Sì, e allora va anche detto che questi alloggi non è che sono tutti pubblici, no, certo. E allora il danno, sì. Ecco, sì, Sergio Rizzo, perché tolgono la luce a questi qua e a Casa Pound no. Perché poi abbiamo scoperto... Perché paga la bolletta Casa Pound. No, non la paga perché c'è... No, abbiamo letto... Io non voglio difendere Casa Pound, ma loro dicono questo. Io ho letto sui giornali. Hai letto quello che loro dicono. Loro non pagano, hanno occupato lo stabile, su questo sono totalmente illegali. È uscita la notizia che c'è un arretrato di 330.000 euro con la CEA. Infatti... Quindi la cosa che io non capisco è questa. Per carità, siamo tutti... Tu stai dicendo che secondo te la CEA ha un atteggiamento di... No, dai, su, non è che questo... Stai dicendo questo. C'è un problema di base, secondo me. Il problema di base è quello che... Perché gli hanno consentito di mettere sulla facciata del palazzo... Ma quello è un palazzo. Nessuno discute l'occupazione, ma adesso su 40.000 adesso il problema anche tu mi fa impazzire. Deve essere sgomberato Casa Pound, ma come gli altri venti a Madrid, è un simbolo Casa Pound. Ma chi se ne frega di Casa Pound? Ma come chi se ne frega? Ma vale per tutti, ma perché dobbiamo fare sta roba su Casa Pound? Partiamo dal principio. Qual è il problema? Luce a quelli e a quello no, ma non staccano a nessuno. Il principio dovrebbe essere la legalità, mettiamola così. Il principio dovrebbe essere la legalità. Ragazzi, informatevi, se tu paghi una sola bolletta, puoi contrattare con Acea. Se non ne paghi neanche una, quelli, il primo, il secondo, il terzo, quanto fanno commenti che non servono a niente in realtà, perché qua il problema di base è la legalità. Allora, il principio di legalità dice che tutti dovrebbero stare in case che hanno pagato e che ovvio, detto questo, il cardinale perché si muove sul mandato del Papa? Perché c'è una situazione di oggettiva difficoltà. Ma quale oggettiva? Un attimo, perché se manca la corrente in un'abitazione con dei bambini è una difficoltà. E cerca di porre rimedio, è la via migliore? No, ma è la via della Santa Sede, mi sembra evidente, no? È la Chiesa, certo non gli possiamo chiedere di cercare di trovare la via legale e cacciare la gente pagare, in strada. Pagare chiaro, la bolletta, no. Quella è la quindi via legale. Quindi qual è il discorso che si fa paragonando a Casa Pound? Se per ogni giorno, per quello diciamo devi lavorare piuttosto che parlare, Salvini va in piazza a dire che vanno sfrattati i centri sociali, poi disperati nelle capanne e tutto, però Casa Pound, che lo fa per attività politica, sta lì a scrocco e allora cosa non ma torna? Lui occhieggia quel mondo lì, no, lui occhieggia. E quello è il problema. Lui occhieggia. Guarda caso ci fai libri con Casa Pound, poi. Scusate. Occhieggia quel comunque, mondo lì. Comunque, ha ragione Nicola Porro, quando si parla di 50.000 persone, a Roma sono circa 100 gli immobili occupati, ma siamo andati a vedere a Milano, siamo andati a Venezia, siamo andati nel sud. È un fatto, ieri sera c'era ospite il sindaco di Parma, Pizzarotti, ha detto anche qui ci sono le case occupate. Lì io non so se la prefettura, la questura, perché poi c'è un inizio, no? Perché in Italia è così, forse bisogna bloccare i fenomeni all'inizio. Adesso 50.000 sì, sono una città. Ma dopo 10 anni che tu dove possiamo un palazzo, mandare ma 50.000 persone? Questa guarda, è la domanda. Allora, bisognerebbe fare le cose seriamente, no? Ecco. Ma ci sono famiglie anche a Roma, anche famiglie di persone che conosco, rovinate. Perché sì, se però, tu hai un immobile di famiglia occupato che non puoi fare nulla perché magari il prefetto non li sgombera, perché loro non se ne vanno naturalmente, spontaneamente. Ci sono famiglie a Roma che sono fallite perché magari su quel palazzo pagano l'IMU, pagano le tasse e magari hanno ancora dei mutui sopra. Però non ci dimentichiamo da estinguere. Ci sono famiglie di costruttori a Roma che hanno proprio chiuso. Però non ci dimentichiamo che c'è un particolare a Roma, che molti di questi palazzi non sono pubblici,
sono di proprietà pubblica. Sì, per ma esempio, non tutti. Beh, no, beh, non questo di Casa Pound è pubblico. No, è quello di Casa Pound. È del Demanio. Dopodiché ce n'è uno, occupato da 20 anni, che è vicino a Piazza del Popolo, che è della Regione Lazio. Sì, adesso io non ho seguito gli ultimi sviluppi. Però è così. Ma no, perché ma infatti, questo? Perché ringraziamo l'elemosiniere del Papa che almeno ha messo in prima pagina questo però, scusa, fatto. La politica, se non altro questo è un merito. Ma noi tra poco vedremo Marilena Vinci che è proprio andata. Adesso pubblicità. Torniamo in diretta, sono le 20:59, siamo con Gaetano Pedullà, Nicola Porro, Sergio Rizzo e Manlio Di Stefano e stavamo interrogandoci su questa questione della totale illegalità delle occupazioni. Forse dobbiamo ringraziare sottosegretario Di Stefano, l'elemosiniere del Papa che ci ha raccontato qualcosa che forse non volevamo vedere. Ma ci ha raccontato una triste realtà italiana che al di là dello scontro politico si sta cercando di risolvere con misure come il reddito di cittadinanza, che infatti include una quota proprio per l'affitto. Il problema è che è ormai dopo decenni di questi abusi, e che poi a livello giuridico sono abusi ovviamente, diventata una situazione difficilmente sostenibile, che parliamo di decine di migliaia però di famiglie. Però c'è stata Desiree che è il caso San Lorenzo. Allora Lorenzo, tutti i giornalisti, certo, anche noi siamo andati a San Lorenzo. Poi c'è stato appunto questa storia di Casa Pound, che è un immobile tra l'altro di grande pregio al centro di Roma. Adesso c'è la questione di San Giovanni Tuscolano, quello che vi racconteremo anche fra poco. Ma c'è tutta Italia che è in queste condizioni. Infatti quello diceva, è un fenomeno così diffuso. Quindi l'obiettivo quale deve essere? Aumentare il social housing, ovvero quindi le case popolari, detto all'antica, così lo capiscono tutti. Sì. Cercare di dare un reddito, quindi reddito di cittadinanza, dare un lavoro, sempre sì, reddito di cittadinanza, e a poco con questa logica poter sgomberare, perché l'obiettivo deve essere la legalità. Che il segnale non sia dei sacerdoti che vanno e fanno delle cose illegali, magari. I sacerdoti fanno quelli della Chiesa. Beh, ho capito, fuori da quella roba là, fanno delle cose illegali. Marilena Vinci è andata a raccontarci che cosa c'è realmente dentro lo stabile di cui parliamo, proprio perché la luce sta. Rave party nel cuore di Roma, all'interno del palazzo occupato di San Giovanni, lo stesso al quale l'elemosiniere del Papa, il cardinal Krajewski, ha riattivato la luce staccando i sigilli che erano stati posti dalla società elettrica per 300.000 euro di bollette non pagate. Sì, perché l'ex sede dell'INPDAP, occupata ormai da 6 anni, non è solo un luogo nel quale trovano rifugio famiglie senza più una casa, è anche uno spazio dove si svolgono attività ed eventi, tutti o quasi rigorosamente a pagamento. All'interno dello Spin Time si fanno corsi di taekwondo, ma anche di mini basket, e poi al piano meno uno c'è un'osteria e un'enoteca, la falegnameria e una sala per gli eventi con un auditorium e un teatro. Un giro d'affari redditizio, calcolato intorno ai 250.000 euro l'anno, ovviamente esentasse. Domani sera, per esempio, è prevista una serata di milonga, costa 10 euro più una sottoscrizione di 3 euro. Qui c'è l'auditorium, quindi facciamo programmazione teatrale, artistica e anche musicale. E adesso che l'abbiamo insomma risistemato fa anche concerti, rave. L'osteria che è aperta ogni sera. 400.000 euro per venire a pedare alla CEA, no? Per pagare l'elettricità. Sono furto anche di questa attività? Guarda, io non sono assolutamente la persona più indicata per dare questo tipo di risposte, però sì, è un po' frutto di tutto quanto. Ed è proprio per festeggiare il ritorno dell'energia elettrica che venerdì prossimo si svolgerà l'ennesimo rave dal nome evocativo. Amen. Che fine fanno questi soldi? Rimaniamo tu. Niente, non te posso dire niente. Sì? Ci rimaniamo tutti. Allora, Sergio Rizzo sa bene perché abbiamo lavorato a Repubblica, in Piazza Indipendenza c'era un grande stabile della Federconsorzi. Tu hai documentato che c'era un vero e proprio albergo, all'entrata c'era qualcuno che chiedeva soldi per dormire. Quando venne sgombrato ci fu un grande cancan su questa cosa perché erano immigrati, eccetera. Tu hai raccontato il racket, sì. Beh, no, c'era un albergo. Lì era un albergo, di fatto, arrivavano magari col treno, perché infatti non volevano spostarsi da lì, le avevano anche proposto di andare in un altro posto, ma loro non volevano assolutamente andare via da lì perché era una zona strategica, era un posto strategico. Arrivavano con il treno e scendevano questi immigrati, andavano lì, pagavano 5 euro e dormivano una notte.
Addirittura fecero un'ispezione una volta i vigili del fuoco e trovarono qualcosa come 60 bombe del gas. E disse: ma guarda che questi non si possono tenere perché è pericolosissimo. E non ci fu niente da fare. Poi naturalmente sulle modalità dello sgombero si può discutere, perché quello sgombero fu effettivamente... Però la legalità... Però il punto, ecco, vero è che il Roma... tema vero è che il cittadino, sì, che magari parcheggia in doppia fila Piazza Indipendenza la macchina, sa cos'è la legalità, perché magari dopo 5 minuti gliela portano via col carattrezzi o paga... Ecco. Allora, no, per dire che la legalità ha tante valenze, no? Il commerciante chiude perché magari no, c'è l'ombra, non ha pagato la tassa sull'ombra, e poi c'è l'illegalità a 50 metri. Questo alla fine è una polveriera. Delle responsabilità ci bisogna sono. Che da qualche parte il governo deve cominciare. Certo che è una polveriera e bisogna intensificare i controlli e fare in modo che questi fenomeni non succedano, perché... Ripeto, il gesto che fa la Chiesa lo fa in una ovvia sua logica, ma lo fa per le famiglie che stanno sopra, non per il rave che sta sotto, purtroppo danneggiando poi tutti, perché chiaramente se ne avvantaggia pure quella gente lì che poi fa soldi su questo, e danneggiando ancora di più quindi i cittadini onesti che invece pagano tutto e sono sempre quelli che ci rimettono. Però io dico questo soltanto: non possiamo fare la lotta ai disgraziati perché qualcuno se ne approfitta. Bisogna sempre puntare a risolvere il problema di legalità in modo verticale, quindi risolvere il problema delle abitazioni per chi non ha un'abitazione e di avere un introito per chi non ce l'ha. Da lì poi si può sgomberare tutto, perché vuol dire che si è creata la base di legalità su cui operare poi. Pedullà, secondo te le persone che abitano in quella casa, che l'hanno occupata, hanno fatto domanda di reddito, sono in qualche modo seguiti dallo Stato? Guarda Barbara, hai svelato il tuo passato da cronista, perché hai usato solo tu una parola importantissima, che è racket. Dietro questi fenomeni, che nella città di Roma sono diffusissimi, perché Roma ha una peculiarità molto diversa dalle altre città italiane. C'è stato in passato un abuso incredibile e una situazione, come dire, di illegalità diffusa e conclamata nelle periferie in particolare. Le ATER, cioè le aziende che dovevano occuparsi di gestire gli alloggi popolari. Una volta, ti interrompo solo per dire che una volta a Forum venne il commissario dell'ATER, Claudio Rosi, e ci raccontò qual era la tecnica. Tecnica era prendere una persona incinta, e aprire le persiane, scavalcare da fuori, entrare in casa e occupare la casa. Esattamente dopo qualche giorno, fatti i controlli, quella casa viene rivenduta dal racket a qualcun altro e via andare così. Se va all'ospedale qualcuno si occupa, la si tiene in scacco un mese e poi la si rivende. E lui disse: io non posso mandare la polizia, non sono, appunto, era commissario dell'ATER, come faccio a ripristinare la legalità se la legge mi dice che se c'è un bambino o una donna incinta non posso? Assolutamente, cioè, donne incinte vero. Che venivano usate dal racket soltanto per occupare. Voglio aggiungere solo una cosa: evidentemente c'è qualcuno che avvisa anche questi comitati o pseudo comitati. Allora, tutto questo si affronta soltanto con una imposizione della legalità senza sconti. Devo dire che quello che è accaduto pochi giorni fa proprio a Roma, dopo che il sindaco Virginia Raggi è andato a testimoniare solidarietà a una famiglia aveva ottenuto un alloggio in cambio della promessa dell'accettazione di uscire da un campo Rom, perché i campi Rom, se non li svuotiamo, non si supererà mai questo problema. Hanno trovato sotto casa queste persone dei comitati di neofascisti di Casa Pound, che hanno addirittura minacciato la signora che entrava in questo alloggio: scendi giù che ti stupriamo. Allora, di fronte a tutto questo c'è bisogno anche non solo di nuovo housing sociale, nuove case, di legalità, c'è bisogno anche delle forze dell'ordine, che a Roma, diciamo, sono una promessa ad oggi non del tutto realizzata. Allora, abbiamo un Di Maio da Fano, mi dicono, dalla regia. Vediamo se, perché ci sono, come sapete, a quest'ora è un orario anche di incontri, di comizi. Ecco, che sentiamo che dice. Se dall'altra parte mi si chiede di lasciare nel governo un sottosegretario indagato per corruzione in un'inchiesta gravissima, noi abbozziamo e ci stiamo zitti. No, là si combatte. Lì si combatte. Lì si combatte perché stare col Movimento 5 Stelle ha dei vantaggi, ma poi questi vantaggi sono legati alla reputazione del movimento. Cioè, stare al governo col movimento, io credo che sia un grande vantaggio piuttosto che stare al governo con Berlusconi, no?
penso che ti avvantaggi anche di una reputazione di una comunità di persone pacifiche. Ho fatto decine di piazze in questa campagna, ne ho fatte centinaia da quando sono ministro, mai una contestazione, mai un problema. Ecco, e allora abbiamo preso a caso, Nicola, e come dicevamo prima, la campagna elettorale della Siri al Movimento 5 Stelle. Qua non si può neanche dire che sono i giornalisti che no, gliel'hanno chiesto. No, l'abbiamo presa, guarda, abbiamo dato la linea, non sapevo diretta? Neanche. È in diretta, sì, in diretta. Sì, l'abbiamo presa al volo. Cioè, non è che c'è il giornalista che è sempre fissato su Casa Pound, il fascismo, eccetera. È davanti al suo popolo, dice quello che è il posizionamento oggi, ma legittimo, del Movimento 5 Stelle, con un piccolo particolare, che governano insieme alla Lega, e insieme alla Lega devono fare la norma sul conflitto di interessi, insieme alla Lega devono fare la flat tax, devono fare tante altre cose. La garanzia per gli italiani è che la legge sul conflitto di interessi la farà un ministro del Movimento 5 Stelle, anzi l'ha già fatto. Fermo, spieghi una cosa, la deve votare anche la Lega. Certo, deve votare anche la Lega, e quindi, ma è qui la frase di Maio, che forse è stata un po' passata così, ha un significato molto più profondo. Cioè, se tu pensi di poter fare un ennesimo governo, come quello di Berlusconi con Renzi e quelli prima ancora, che non si occupa realmente di legalità, puoi tornare da Silvio Berlusconi e farai l'ennesimo governo di così, Stefano, ma con 5 Stelle non lo puoi fare un posso governo dire così, una questo cosa, è il concetto. Il rischio che ormai gli italiani un pochino hanno capito è che l'ossessione per la legalità, per carità, io condivido tutto, sono una moralista, detto questo però, poi si blocca il paese. Perché no, se è il contrario. No, perché è il contrario. Voi gli appalti non li date, i cantieri non li sbloccate. L'unico grande progetto che è nato sotto il nostro governo è il Ponte Morandi, è partito in tempi record, perché abbiamo seguito la catena in modo perfetto. Non c'è questo rischio. No, non c'è questo rischio, anzi il contrario. Gli italiani sanno perfettamente che se dall'estero siamo visti come quelli della mafia, della criminalità, quelli che gli investimenti non si vengono a fare perché c'è il rischio che si blocchi tutto per corruzione, è perché non si è combattuta la corruzione. Ho capito. E quello è il problema. Ma secondo lei un'indagine nei confronti di un sottosegretario, il che ci sta... La risposta la sei già. No, non la so già. Per me, siete voi che avete tirato fuori la mafia. Per me su un membro... Cioè, no, l'indagine Lega, corruzione e mafia, non siamo noi che l'abbiamo fatto. Ma che dice? Ma che dice? Ma non è così. L'indagine madre, così. Lega, corruzione e mafia. Non è così. Come no? La famiglia di Castri siciliana è legata a questo ambiente. Ma non è così, come perché non è così? Siri non pagava è... la campagna elettorale... Scusami, pagava la latitanza associazione mafiosa, concorso esterno. Ce ne sono di tutti i colori. Non c'è la parola mafia in questa indagine. Siete voi che in un vostro governo... Non va bene l'opportunità politica, tiratela fuori la mafia, perché Porro, è una cosa seria. Nicastri, che era poi il gancio di Arata in Sicilia, ci siamo? Lei ha letto che cosa ha detto su questa cosa? È andato dalla DDA. A chi pagava, a chi pagava la latitanza? Questo imprenditore, ancora non condannato, va dai carabinieri e va dai magistrati e gli dice: 2 anni fa ho preso questa società, questo è in odore di mafia, cosa devo fare? Va lui e glielo dice. Quindi... E comunque, non c'è associazione di stampo mafioso, non c'è concorso esterno, un governo che un suo sottosegretario lo mascaria, parlando di mafia invece che di corruzione. No, noi abbiamo parlato del fatto che l'indagine, la mafia è una roba l'indagine seria. Riguarda corruzione in ambienti mafiosi. Poi che Siri possa essere innocente, ce lo auguriamo tutti. Ma non c'entra detto nulla ciò, con la mafia, 60 la milioni, prego. Non va bene ciò, per il suo governo. No, invece va bene come? Perché quella è l'indagine che c'è. La famiglia coinvolta ha a che fare con la mafia. E non parliamo di Siri, ovviamente, Porro. Non parliamo di Siri. Però l'indagine è quella. Quindi qual è il discorso? Che su 60 milioni di italiani, se non c'è il sottosegretario Siri, come se non ci fosse il sottosegretario Di Stefano, non cambierebbe allora, assolutamente Sergio Rizzo, nulla. Ci siamo? Insomma, con Stella e con altri, insomma, ha contribuito molto alla campagna di moralizzazione del paese contro la casta, eccetera. Diciamo che, era... che cosa pensi di questa ossessione? Appunto, abbiamo preso a caso Di Maio. Non è un'ossessione, è una cosa giusta. Cioè, io penso che ma un certo paese... che è giusta. Io dicevo l'ossessione in senso ironico, per dire che però allora, poi tanti contestano... Bisogna fare che... le cose serie, no? Allora, tu, per esempio, non puoi fare un provvedimento come lo sblocca cantieri, dove c'è scritto... che si ritorna al prezzo, cioè al famoso ribasso, che tutti sanno che è una porcheria, che è sempre stata una porcheria, che porti il subappalto al 50%, che togli l'obbligo di dichiarare chi saranno i tuoi subappaltatori in fase di gara. Non puoi fare un provvedimento così e poi fare lo spazzacorrotti, perché sono due cose che si sbattono l'una con l'altra. Cioè tu, e questo non lo dico io, l'ha detto Raffaele Cantone, attenzione, ma invece si sbattono perché diciamo siamo stati qua per 50 anni a dire che il massimo ribasso era una porcheria, adesso lo rimettiamo dentro, perché allora facciamo una cosa, no? Molto più seria, cerchiamo di intervenire sulla burocrazia a monte e non a valle, non pensare che invece si riducono
i tempi, no, no, non facendo più le gare, perché per fare una gara ci vogliono 20 giorni. No, ma le gare si fanno e come? Sì, va bene. Cioè, il concetto fino è proprio, 200.000 euro il concetto non si fanno è proprio, gare. Poi fortuna che non si fanno il le gare. Concetto è ma proprio. No, capito, ma il problema non è la gara, fortuna, il problema è quello tutto. Che c'è prima. Il concetto è proprio la legalità, il problema abbiamo bloccato è quello tutto che in questo paese. Vabbè, allora certo. Dobbiamo rubano? No, benissimo, posso dire una cosa? Il Ponte Morandi, che dovremmo farlo in un anno, hanno beccato un'azienda che c'ha un'infiltrazione supposta mafiosa, si trovano sempre. Allora sdoganiamo il furto, sdoganiamo la mafia. Mila euro, togliere tutta questa rottura di balle della burocrazia è l'unica cosa buona che ha fatto questo Nicola, governo, l'unica. Non la togli l'unica. La burocrazia così a valle, no, il punto la devi togliere a monte la burocrazia, il punto non è a valle. Che puoi semplificare con riforme come quelle che stiamo facendo, ovvero decreto semplificazione, decreto sblocca cantieri, proprio perché nel frattempo secondo approvi me, una posso legge dire, anticorruzione. Però, va bene. Allora, però non posso vi dire, siete, facciamo capire il concetto che diceva Rizzo. Vi siete resi se conto che... Se alleggerisci i controlli, però c'hai l'anticorruzione che funziona... Le due cose possono funzionare. Però, Stefano, onestamente vi siete anche resi conto che la crescita non si può fare se non si sblocca il sistema. Ma noi ci dovevamo rendere conto, sapevamo perché benissimo. Perché moltiplicare i controlli, ma moltiplicare all'infinito i controlli... Ma non è l'ANAC che siamo morti di anacchi, ma no, quello non potete dire, ma siamo morti di anacchi. Qua c'è il controllo su tutto, preventivo, burocratico. 8 anni per un'autorizzazione in questo paese, 8 anni per un'autorizzazione. Ma quella è la burocrazia proprio che stiamo combattendo. Attendo, ma non c'entra niente con la corruzione. Ma tu, però, tu devi semplificare la burocrazia, Stefano, mantenendo alto il livello di anticorruzione. Troppa burocrazia moltiplica ma la corruzione. Ma perché non la vogliono toccare? Ci sono la burocrazia, troppi passaggi. Scusa, ma noi siamo andati a vedere perché la notizia, una delle notizie più importanti di oggi è che c'è una contestazione a quello che è il provvedimento bandiera del governo, il reddito di cittadinanza. Davide D'Aloisio è andato a vedere. Iniziata l'erogazione dei redditi di cittadinanza, qualcuno però riconsegna le tessere, perché? La campagna elettorale ha illuso un po' di persone, perché si è sempre parlato di 780 euro, quindi che potevano essere anche di più. Quindi un po' di delusione c'è in chi ha preso 200-300 euro. Reddito di cittadinanza, no grazie. Si moltiplicano le segnalazioni in tutta Italia di beneficiari che starebbero rinunciando al sussidio, come ci conferma questa responsabile CAF. Si aspettavano i famosi 700 e rotti, in realtà si ritrovano con cifre molto più basse. Troppo basse le cifre caricate sulle card del reddito, addirittura c'è chi avrebbe ricevuto solo 40 euro. Il presidente dell'INPS, Pasquale Tridico, smentisce le indiscrezioni di stampa, non mi risulta, sarebbe ridicolo. Proviamo allora a verificare la situazione in un CAF di Venezia. Devo verificare solo una notizia sulla restituzione delle tessere del reddito di cittadinanza. Qui almeno 4 persone avrebbero già chiesto come rinunciare al sussidio, un fenomeno che però nessuno si aspettava, tanto che non sarebbe stata prevista una procedura chiara. Partono da un ufficio all'altro perché non capiscono cosa devono fare. Non è chiaro tutto il percorso, non è stato chiaro fin dall'inizio. Per alcuni è una questione di dignità, per altri rinunciare al reddito di cittadinanza significa evitare i controlli del fisco. Se l'importo è troppo basso, meglio non rischiare. C'è chi per esempio si vergogna di utilizzare la card dove lo possono conoscere. E poi c'è una parte che ha riflettuto sul fatto che forse conviene continuare a fare qualche lavoretto piuttosto che avere un reddito cittadinanza e avere dei controlli. Gaetano Pedullà, che ne pensi di questo aspetto del fenomeno? Questo è clamoroso, no? Se poi le persone restituiscono la carta. Attenzione, attenzione, chiedere alla CGIL cosa pensa del reddito di cittadinanza è come chiedere all'oste se il vino è buono. Sappiamo la posizione della CGIL rispetto a questo strumento. Invece a noi risulta che tantissime persone non solo stanno trovando un po' di sostegno economico, ma stanno trovando un sostegno psicologico, stanno trovando una sponda, un'aspettativa per guardare avanti. Non c'è dubbio che questo strumento ha bisogno della seconda fase, cioè quella di agganciare alla parte dell'assistenza le politiche attive del lavoro, e per questo ci sono dei progetti che stiamo attendendo si concretizzino. Ma dire che questo strumento in un paese con 5 milioni di poveri, poi possiamo discutere sulla cifra, con tanti poveri, sia uno strumento inutile, ecco, sorprende che non ci sia arrivati prima, sorprende che la sinistra ci si sia messa anche di traverso e sorprende che qualcuno insista nel dire che sia uno strumento inutile. No, ma non è questione... Io devo riconoscere nessuno dice che è uno strumento inutile. Il tema è
siccome ci sono molti, moltissimi controlli e non è il paese di Bengodi, perché a volte sono 40 euro, 80 euro, 100 euro, ci sono persone che dicono vale la pena di farsi fare un controllo fiscale. Sai che si parla di del 7%? Sai che si parla di circa il 7% di quella quota di persone che vanno a integrare il reddito con una somma sotto i 100 euro. Beh, ben per loro che stanno meglio rispetto a chi non ha nulla. Sì, però qui il principio è molto chiaro. Gaetano, c'è un problema, l'abbiamo scoperto con alcune persone che stiamo seguendo dall'inizio. C'è un problema che l'ISEE e su cui si basa tutto quanto è quello del 17. Quindi quelli che hanno perso il lavoro nel 2018, ne conosco diversi che ci hanno anche scritto, chiaramente magari sono disoccupati da un anno e mezzo e non possono accedere perché fa fede il reddito 17. Adesso Tridico ha detto che correggerà. Però intanto diciamo una cosa, stiamo parlando del 7%, quindi mentre noi parliamo del 7% che prende una cifra inferiore ai 500 euro, 780, c'è un altro 93% che beneficia di un reddito. Ci siamo, che sono più di 1 milione di persone. Detto ciò, io mi stupisce che, meglio, come diceva Pedullà, non mi stupisce che la persona di CGIL dicesse che è stata una cosa di campagna elettorale, perché noi fin dalla campagna elettorale abbiamo detto che erano soldi a integrazione del reddito fino ad arrivare a 780 euro, come avviene con le pensioni. Quindi chi prende 40 euro è perché ne prende altri 740 da altre fonti. Di conseguenza non ha bisogno di avere reddito pieno. Posso farle una domanda? Giusto per dire, però io li vorrei conoscere questi qua, perché mentre voi giustamente, li ho visti in questo studio, seguite chi lo prende e gli chiedete tutto, con correttezza qui tutto. Non ho visto invece da parte di chi li denunciava nessun caso eclatante, perché forse scopriamo che in realtà non gli conviene avere mi i controlli. Mi fa capire una cosa soltanto. Perché io dico anche Porro, che non credo che abbia problemi di soldi, se trova 40 euro per strada se li prende, non è che voglio dire li butta perché sono solo 40 euro, no? Io li prendo sicuro. Ma è ovvio. Perché per me 40 euro è e allora chi 40 euro, lire. Chi 40 euro li porta indietro evidentemente non ne ha bisogno. Però le voglio fare una domanda, ma proprio tecnica. Ma chi prende, ci sono 30.000 persone che prenderanno sotto i 100 euro. Sì. Non sto facendo una critica di questo tipo. Ma dovrà fare 8 ore di lavoro alla settimana socialmente utili per il comune, come è previsto dalla legge? Perché in quel caso verrebbero pagate un euro all'ora li paghiamo. Ma non è che le paghiamo, il lavoro socialmente utile è una misura per ricambiare, diciamo. Però capisce che chi ha 40 euro, se ha preso sul serio tutta la vicenda, sa che dovrà fare 8 ore sempre che i comuni siano in grado. L'obiettivo finale è avere un lavoro, però. Però ci sono i lavori, ma nella vostra legge c'è lavori socialmente utili e formazione, quindi quei signori con 40 euro faranno i lavori. Ma perché entrambe sono finalizzate ad arrivare a prendere il lavoro poi, per è una domanda molto... No, altrimenti avrebbe ragione, cioè non avrebbe senso. E invece siccome sono una misura temporanea per poi avere un lavoro, è chiaro che Rizzo, si vengono a vivere in quell'ottica. Giustamente Pedullà diceva, questa è una misura che tutto il Parlamento avrebbe dovuto votare perché è un'emergenza. È dopo la quale poi ci saranno tutte le altre. No, ma tutti molti paesi ce l'hanno, non è una cosa italiana questa qua. Noi abbiamo fatto prima il reddito e poi le agenzie per l'impiego, perché i navigator devono ancora fare il concorso. È quello che succederà a valle, perché il punto vero è lì. Cioè capire, che questo ancora non lo sappiamo, che cosa produrrà in termini di occupazione questa misura qua. Io sinceramente questo non mi sbilancio, nel senso che ho delle perplessità, ma sono perplessità che ho su tutte le cose, quindi al netto di tutte le diffidenze, questi soldi entrano nel circuito, vanno nei supermercati, dai tabaccai, entrano. Ho capito, entrano. Ma se poi il punto è che tu devi assumere 4.000 persone per fare i navigatori, quando ce n'hai 30.000 nel sistema e non lavorano, allora diciamo c'è un altro problema, no? 1 milione di clienti oggi, no. Non 30.000. No, io adesso non lo so quanti sono. Però tra 1 milione e 30.000 c'è una bella differenza. No, io 30.000 ho detto niente, ha detto lui 30.000, non sono stato io. I numeri sono questi, tra i 25 e 40 anni c'è il 22%, cioè uno su cinque tra 25 e 40 anni, cioè i famosi giovani che dovremmo inserire in lavoro. In realtà stiamo aiutando persone grandi che l'hanno perso. Che va benissimo. Sì, ma va bene. Perché quella è un'emergenza. È meglio, io infatti contesto la prima parte del reddito. Il 7% che dicevo era sotto i 100 euro. Allora, io volevo risentire un attimo Pedullà. Allora, tu sei d'accordo al reddito? Soltanto Nicola qui a questo tavolo è contro il reddito. Nicola, no, io sono contrarissimo. Sapete quanto spendiamo in assistenza in questo paese? Dite una cifra, a parte i 7 miliardi del reddito. Non lo so, ma per me aiutare una persona in difficoltà è sempre giusto. No, ma io voglio dire semplicemente che a casa si sappia che noi spendiamo 130 miliardi di euro in assistenza, integrazioni al minimo, sanità in assistenza non pagata. Nicola, non si conta così però.
devi contare in confronto con il PIL, cioè quanto in questo paese stiamo destinando a un ceto povero che ha bisogno di... No, ma io dico soltanto 130 miliardi, mille, che mi sembra... Sono tanti, sì, ma 1730 miliardi, non così tanti come 130 miliardi, itinerari previdenziali, l'ha calcolato perché ha preso il bilancio, se l'è tutto disaggregato, ha detto 130 miliardi, 7 miliardi in questa maniera. Ok, su 1700 miliardi di PIL quanto fa? Neanche 10%. E quindi ci può stare, no? Beh, non è che ci può stare, bisogna vedere come lo spendi. Bisogna vedere come lo spendi. Per aiutare gli ultimi, per vedere chi ha difficoltà. L'assistenza c'è, il problema è creare il lavoro, non l'assistenza. Quel palazzo occupato, quel palazzo occupato. Voi vedete il lato dell'assistenza. Quel palazzo occupato avrebbe creato 150 posti di lavoro. Cosa facciamo? L'assistenza col prete o troviamo 150 posti di lavoro? Io sono per trovare 150 posti di lavoro. Nicola, chiedi a Salvini che deve sgomberare quel palazzo. A fare il rave. Guarda che in Francia, ci sono dei progetti a Marsiglia, hanno rifatto la manifattura tabacchi, hanno fatto un negoziato con i centri sociali che la occupavano ed è diventato un posto dove non soltanto è stato riqualificato, ci sono attività produttive, ma intorno... Perché c'è un progetto anche fatto in quel palazzo ci sono attività produttive, forse bisognerebbe andare a legalizzarle però far pagare anche la bolletta e far pagare le bollette. Può essere anche la riconversione, fuori cioè tempo dare per massimo, certo che non mi resta, ridarlo al privato, che, non mi resta che ringraziare Gaetano Pedullà, Nicola Porro questa sera in seconda serata su Canale 5 Matrix con Luigi con Di Maio, Di Maio. Grazie bene, a Sergio Rizzo, grazie al sottosegretario Di Stefano, adesso c'è il segreto che è la colonna di Rete 4. Noi ci ritroviamo domani sera.